Navasso il Comune corre ripari, studia convenzioni con studi specialistici contro le liste d'attesa della sanità pubblica. Traffico in tilt a Fondo Toce a causa di un incidente stradale tra due auto all'altezza di Piazza Adua. Ad Arona l'autovelox posto lungo la statale del Sempione nell'ultimo anno ha rilevato 40.000 infrazioni. Rimandata all'estate l'inaugurazione della nuova cabinovia San Domenico, i lavori riprenderanno appena il meteo lo permetterà. Il presidente Cirio ha incontrato gli alpini di Domo e Verbagna e ha presentato un bando a sostegno delle loro attività. Al via su Vicio Azzurra TV un nuovo programma dedicato alla bicicletta, Bike Trail Caffè, appuntamento al venerdì alle 21.30. Ben ritrovati dalla redazione di Vicio Notizia, questa edizione del nostro telegiornale e buona serata. A Navasso l'amministrazione di Filippo Cigala Fulgosi al fianco dei cittadini per tamponare le lungaggini delle liste d'attesa nella sanità pubblica. Hanno studiato una possibile soluzione tampone per aggirare i tempi lunghi. Hanno pensato a convenzioni con una o più strutture sanitarie del VCO. Il problema delle liste d'attesa è un problema che attanaglia i cittadini e complica i quadri della sanità provinciale, regionale e nazionale. Si sta discutendo tanto anche nel corso di queste settimane e di questi giorni su come ridurre queste liste d'attesa. Dal Comune di Ornavasso arriva un suggerimento importante e anche innovativo. Diciamo che la problematica è stata sollevata dal mio vice sindaco, che è un medico di base, il quale ha rilevato gravissimi ritardi nelle liste d'attesa per i suoi pazienti. Ci abbiamo ragionato un po' su, pur non essendo nostra diretta competenza, lo è la sanità in generale della mia comunità, abbiamo quindi pensato se ci fossero soluzioni e abbiamo immaginato di far uscire un avviso pubblico per convenzionarci con uno o più centri diagnostici del VCO, in maniera tale da poter consentire ai nostri residenti di avere quegli esami diagnostici, appunto, per i quali purtroppo il servizio pubblico impiega troppo tempo, ad un prezzo convenzionato, comunque vantaggioso, in tempi certamente molto più celeri. Questa è una, ci proviamo, insomma, sostanzialmente pensiamo di aver avuto, che avremo riscontro a riguardo. L'ASL cosa ne penserà? Beh, è irrilevante quello che ne pensa l'ASL per quel che ci riguarda. Ribadisco, noi siamo a favore della sanità pubblica, ma se questa non funziona, è testimonianza del fatto che non funzioni, è lo stesso fatto che è l'ASL a convenzionarsi con le strutture private. Quindi credo che stiamo percorrendo la stessa strada da un certo punto di vista, no? Traffico in tilt a Fondo Toce per un frontale tra due auto nell'ora di punta mattutina. Pesanti disagi al traffico questa mattina lungo la statale 34 del Lago Maggiore a Fondo Toce per cause al vaglio della Polizia Municipale di Verbagna. Intorno alle 8.15 due auto si sono scontrate frontalmente poco dopo Piazza Adua. Una Tesla è finita contro una Jeep Renegade che viaggiava in direzione opposta. La conducente della Jeep è stata estratta dall'auto da una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale e trasportata al DEA dall'ambulanza del 118 per accertamenti. Sul posto la Polizia Municipale di Verbania per i rilievi. La messa in sicurezza del tratto di strada e la rimozione dei vicoli incidentati ha comportato la regolazione del traffico a senso unico alternato, con numerosi disagi alla circolazione e ripercussioni anche lungo la provinciale di Bieno, dove sono aperti alcuni cantieri. Nei giorni scorsi l'annuale festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, è prassi che in coincidenza con questa ricorrenza ci sia anche il bilancio dell'attività svolta negli ultimi 12 mesi. Sentiamo com'è andata per la polizia locale di Arona. Sono state quasi 40.000 le infrazioni ai limiti di velocità rilevate dall'autovelox sulla statale 33 del Sempione ad Arona nel corso del 2023, per la precisione 39.191, nel dettaglio 27.419 per auto dirette verso Arona e 11.772 per quelle dirette verso Meina. Sono inferiori quelle in direzione nord, in quanto la telecamera per il rilevamento è entrata in funzione successivamente. Questi dati li ha forniti il comando della polizia locale. Sono 6.415 le sanzioni comminate per gli accessi alla ZTL delle vie Poli, Garelli, San Carlo e Pertossi. Dagli agenti sono stati pizzicati 3 automobilisti privi di patente di guida e altrettanti per mancata assicurazione del veicolo.
sono 6.179 i divieti di sosta delle auto, 15 le mancate revisioni della vettura e ben 114 le soste di auto sugli stalli dei disabili senza averne diritto. Non ci sono invece sanzioni per guida con l'utilizzo del telefonino e per guida in stato di ebbrezza. Durante l'anno un locale è stato multato in quanto era aperto nel periodo notturno oltre l'orario consentito. Un esercizio è stato sanzionato per aver somministrato alcol a minori. Inoltre, 1.774 i verbali sono stati comminati per la pulizia delle strade, 971 per il ticket della sosta scaduto, 600 per carico e scarico delle merci, 2.000 le sanzioni per articoli vari tra codice della strada e altre infrazioni. I verbali di accertamento sono stati complessivamente 99. Per quanto concerne gli accertamenti edilizi, 14 sono stati gli interventi, di questi uno con avviso di reato e 13 per violazioni amministrative. Gli agenti della Polizia Locale di Arona hanno effettuato 110 ore di lezione nelle scuole per insegnare le norme dell'educazione stradale. Afferma Floriana Quattraro, comandante della Polizia Locale di Arona: siamo sotto organico, abbiamo appena emesso il bando per il concorso che prevede l'assunzione di 2 vigili urbani entro breve tempo. Le graduatorie aperte dagli altri comuni sono ridotte all'osso e chi ha i vigili se le tiene ben stretti. Vi abbiamo già detto che la stazione sciistica di San Domenico per questa stagione non sarà operativa. La società che gestisce gli impianti di Vedrini ha dato l'assicurazione perché i lavori della nuova cabinovia possano essere finiti nel giro di qualche mese con taglio del nastro in estate. È ufficiale, in estate la nuova cabinovia a 8 posti San Domenico Alpe Ciamporino sarà inaugurata. L'annuncio è della società che gestisce gli impianti. La notizia arriva una settimana dal messaggio relativo all'impossibilità di aprire la stazione per la stagione dello sci. Purtroppo, dichiara oggi Andrea Malagoni, non è stato semplice gestire un susseguirsi di eventi estremi su scala internazionale e locale. Dalla pandemia alle implicazioni internazionali del conflitto russo-ucraino fino alle opposizioni di alcuni privati che hanno tentato ricorsi, azioni legali e danni del progetto. Sono stati tutti elementi, dice Malagoni, che hanno rallentato e impattato duramente su un progetto di rilancio come quello di San Domenico, che era in pieno sviluppo. Tuttavia, con caparbietà e concentrati sul nostro obiettivo, siamo riusciti a superare tali sfide. Ora sarà il meteo a dettare i tempi per la ripartenza del cantiere. Dal canto nostro non vediamo l'ora di condividere il momento di festa con tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto straordinario, aggiunge ancora Malagoni. A lavori ultimati, la cabinovia di ultima generazione permetterà di raggiungere la vetta di Vedrina da San Domenico fino all'Alpe Ciamperino in circa 5 minuti. I lavori hanno comunque richiesto lo stop della vecchia seggiovia biposto. La nuova opera è complessa, richiede mesi di lavoro che non abbiamo potuto suddividere in fasi successivi, in quanto la stazione intermedia, così come la tratta Casa Rossa Alpe Ciamporino, devono essere realizzate al posto della stazione di partenza e arrivo, nonché dei piloni della seggiovia esistente, fa notare ancora Andrea Malagoni. A lavori ultimati, gli amanti dello sci, gli escursionisti, gli appassionati di e-bike avranno a disposizione una cabinovia panoramica che dal paese li porterà in quota, e questo sarà certamente il tassello più importante dell'ambizioso progetto di rilancio del comprensorio montano di San Domenico. Nella sua visita di questa settimana, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha incontrato gli alpini di Domodossola e Verbania per presentare un bando a sostegno della loro attività. Sentiamo com'è andata a Domodossola. Il bando per associazioni d'arma promosso dalla Regione Piemonte potrebbe permettere agli alpini di Domodossola di realizzare il tanto agognato progetto dell'ascensore per la sede di via Giorgio Spezia. Del progetto si parla da tempo, è necessario per rendere la struttura priva di barriere architettoniche. La sede degli alpini, acquistata dalle Penne Nere che l'hanno pure ristrutturata, poi ceduta al comune di Domodossola, sorge su più livelli. Al pian terreno la sala riunione e gli uffici, al secondo è collocato il museo, da qui la necessità di creare un collegamento per permettere anche chi è portatore di handicap di visitare la struttura. Per illustrare il bando ai rappresentanti dei 47 gruppi degli alpini dell'Ossola, l'altro giorno in città è arrivato il presidente della Regione Piemonte. Con Alberto Cirio c'era anche il suo staff, che ha provveduto ad illustrare i termini del bando. Innanzitutto c'è tempo fino al 21 aprile per partecipare. Il bando prevede la possibilità di finanziare beni nuovi e usati, e il finanziamento a fondo perduto è del 90%. Il sindaco domese Lucio Pizzi ha preannunciato
annunciato che sarà al fianco degli alpini se il progetto dovesse decollare. Il bilancio regionale prevede uno stanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro. Si stima che i progetti che potranno beneficiare di questi fondi possono essere un centinaio. A margine della presentazione del bando, il governatore subalpino ha voluto premiare con una stampa dei fiori delle residenze sabaude la madrina degli alpini ossolani, Chiara Molteni Polli. Cirio ha premiato anche il presidente degli alpini ossolani, Giovanni Grossi, e ogni rappresentante dei 47 gruppi è stata donata una pergamena a ringraziamento del lavoro che le penne nere svolgono sul territorio. E ora vediamo le immagini di Verbania. Ancora una volta l'occasione per ringraziarli insieme alle loro madrine dell'impegno costante a servizio delle nostre comunità. Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio nei giorni scorsi nel VCO, a margine dell'incontro con i gruppi alpini della sezione di Intra, ai quali presso il chiostro di Verbania ha presentato il bando regionale a sostegno delle loro attività del valore di 1,5 milioni di euro. Più di 20 i gruppi presenti all'incontro verbanese, da Arona a Cannobio passando per l'area del Vergante. Le penne nere hanno molto apprezzato la vicinanza del presidente piemontese. A loro il presidente Cirio ha consegnato un attestato di apprezzamento alla luce di quella giornata del valore alpino istituita 2 anni fa, che viene celebrata il 16 di gennaio. Un momento in memoria del sacrificio delle penne nere cadute nella campagna di Russia. La data scelta ricorda il 16 gennaio 1943, in cui venne diramato l'ordine di ripiegamento dei reparti alpini dal fronte del Don. Il presidente della sezione Intra degli Alpini, Angelo Albertella, ha donato a Cirio il libro «In guerra con gli alpini del battaglione Intra, Grecia, Albania, Jugoslavia» di Pier Antonio Ragozza e Agostino Roncallo. Un altro bando è quello a sostegno degli allevatori piemontesi per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori selvatici al patrimonio zootecnico piemontese avvenuti nel periodo tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2023. Il bando prevede il rimborso diretto agli allevatori che hanno denunciato la predazione del 100% del valore commerciale del capo. Vengono inoltre riconosciuti il risarcimento dei capi dispersi a seguito dell'evento predatorio, se inseriti nel verbale dell'ASL, le spese veterinarie e farmaceutiche per gli animali feriti, il risarcimento delle perdite di produzione. Il bando prevede inoltre aiuti agli apicoltori piemontesi censiti nella banca dati nazionale che hanno subito danni da orso e non si sono avvalsi di copertura assicurativa. Gli allevatori possono presentare domanda di contributo fino al 20 febbraio, data di scadenza del bando. Viaggiare in battello a prezzo scontato, l'iniziativa Conosci il tuo lago che la navigazione Lago Maggiore propone insieme ad alcuni comuni rivieraschi. Anche nel 2024 viene riproposta l'iniziativa Conosci il tuo lago che permette ai residenti dei comuni rivieraschi che hanno aderito all'iniziativa di muoversi in battello a prezzo scontato. L'idea della navigazione laghi già dalla stagione 2016, lo scopo è di rappresentare uno stimolo a conoscere meglio e a valorizzare il territorio, vedendo il lago dal lago e contribuendo inoltre a decongestionare il traffico veicolare. Per consentire a tutti i cittadini dei comuni rivieraschi interessati una maggiore conoscenza della facilitazione e garantire un'adeguata informazione sul territorio, la navigazione laghi ha richiesto l'impegno, esclusivamente di carattere informativo divulgativo e non certamente di tipo economico, da parte dei comuni, con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione perché contribuissero alla diffusione dell'iniziativa attraverso i propri canali. La promozione è valida sui servizi pubblici di linea, compatibilmente con i servizi previsti dagli orari in vigore, e prevede l'applicazione di riduzioni sui biglietti ordinari per viaggiatori e sulle carte di libera circolazione giornaliera. Hanno aderito comuni sia della sponda piemontese che di quella lombarda del lago, come, per fare un esempio, ma l'elenco è più lungo, Arona, Angera, Baveno, Belgirate, Besozzo, Cannero, Cannobbio, Castelletto Ticino, Giffa, Ispra, Laveno, Lesa, Leggiuno, Luino, Meina, Oggebbio, Stresa e Verbania.
Digitalizzazione, innovazione, sostenibilità, il futuro del servizio integrato. È il titolo dell'appuntamento in programma la prossima settimana a Novara nell'ambito dell'Italian Water Tour. Due sessioni pomeridiane e altrettante tavole rotonde. Tra i protagonisti c'è Acqua Novara VCO. La data è quella di giovedì 1 febbraio all'Arengo del Broletto dalle 14.30. Digitalizzazione, innovazione e sostenibilità, il futuro del servizio integrato. È il titolo dell'appuntamento in programma la prossima settimana a Novara nell'ambito dell'Italian Water Tour. Due sessioni pomeridiane e altrettante tavole rotonde. Tra i protagonisti c'è Acqua Novara VCO. Presso l'Arengo del Broletto, il 1 di febbraio, si svolgerà un importante evento che fa parte dell'Italian Water Tour. È un tour in giro per l'Italia nel quale le migliori tecnologie, le migliori esperienze che riguardano la gestione del servizio idrico integrato si confronteranno e noi lo ospiteremo grazie alla collaborazione con i principali gestori del Piemonte e della Lombardia per parlare di come la sostenibilità si coniuga con la gestione del territorio e le migliori tecnologie. Questa è la finalità, ci auguriamo una grande partecipazione e siamo molto orgogliosi di ospitare un così importante evento nel territorio gestito da Acqua Novara VCO. Da giovedì 25 fino a sabato 10 febbraio la Biblioteca Civica di Gravellonatoce ospita la mostra dal titolo L'Olocausto del Lago Maggiore. La mostra, curata dall'Istituto Storico della Resistenza di Novara Fornara, racconta il primo eccidio di ebrei in Italia, quello avvenuto a Meina. Nella settimana che ci porta alla giornata della memoria, l'amministrazione comunale di Gravellona in biblioteca inaugura ufficialmente una mostra particolare, una mostra adatta a tutti, una mostra che vuole invitare a riflettere. Abbiamo organizzato questa mostra in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza di Novara, sotto la direzione di Elena Mastretta, che ci ha proposto questa mostra che parla della prima strage di ebrei in Italia, avvenuta sul Lago Maggiore. Lo scorso anno già abbiamo trattato questo tema con il documentario Even, però abbiamo accettato di proporre questa mostra perché le recenti ricerche hanno portato alla luce degli aspetti che ci sembrava giusto proporre al pubblico. Tra l'altro poi la prossima settimana ci sarà anche la proiezione di un film proprio qui in biblioteca. Esatto, il 30, collegato sempre all'iniziativa del giorno della memoria, ci sarà la proiezione del film La Rosa Bianca. Siete tutti invitati, questo in collaborazione con la Società Filosofica Italiana. E poi anche un evento dedicato alle foibe. Sì, questo il 10 di febbraio, sì, faremo questo evento perché insomma, abbiamo a cuore il fatto di ricordare insomma, quello che sono stati questi momenti tragici della nostra storia. Uno sguardo alla nostra programmazione, la linea al nostro direttore che come ogni venerdì vi aspetta alle 20.30 in prima serata con il Sasso nello Stagno. Vi ricordo che la trasmissione torna in replica sabato alle 18 e domenica alle 14. La puntata di questa settimana del Sasso nello Stagno sarà dedicata a chi si ritrova, perché condannato per un reato, a vivere in un carcere. Nel nostro paese sono circa 60.000 queste persone che detenute. Ecco, si tratta di cittadini che, dovendo scontare una pena, talvolta lunga una vita, altre volte per periodi più brevi, comunque non perdono i loro diritti e la loro dignità. E proprio per garantire questi diritti e questa dignità, nel nostro paese è stata istituita la figura del garante, un garante nazionale, un garante regionale, un garante comunale nei comuni, come quello di Verbania, che sono sede di istituti penitenziari. Con noi parleremo della vita in carcere, di qual è la situazione, proprio con due garanti che sono già qui con me, il garante regionale dei detenuti del Piemonte, che è Bruno Mellano, e il garante comunale dei detenuti di Verbania, Silvia Magistrini. Con loro parleremo sicuramente di sovraffollamento, parleremo dei problemi umani, che naturalmente si trovano a vivere ingigantite probabilmente queste persone dietro le sbarre. Parleremo anche di tante iniziative che si fanno e che si potrebbero fare a loro favore. Ci vediamo quindi fra poco al Sasso nello Stagno.
E teniamo aperta la finestra sulla nostra programmazione, ma questa volta per parlare di sport. Al via su Vicio Azzurra TV un nuovo format dedicato agli appassionati delle due ruote. A condurlo sarà Luigi Ciccarone. Sarà in onda il venerdì alle 21.30 con repliche il sabato alle 9 e alle 13. Venerdì 26 gennaio, al via alle ore 21.30, nuovo format Bike Trail Café su Vicio Azzurra TV. Luigi, cosa puoi raccontarci di questo nuovo programma? È un programma che Vicio Azzurra TV ha deciso di dedicare a tutto quello che è la bicicletta a 360 gradi in tutti i suoi aspetti, e quindi parleremo veramente di tutto quello che compone la passione per la bicicletta, dalla storia del Giro d'Italia, andremo ai percorsi nel nostro territorio, andremo alla manutenzione di questi percorsi piuttosto che a quelli che sono le indicazioni per poterli tracciare, scoprire la nutrizione del cicloturista, la preparazione del cicloturista. Però insomma non posso anticipare tutto perché sono 16 puntate, quindi assolutamente da seguire. 16 puntate vuol dire 4 mesi dedicati alla passione per la bicicletta. Non puoi anticiparci tutto, ma ti chiedo comunque, hai qualche anticipazione da darci a proposito degli ospiti che parteciperanno a questa trasmissione, che hai invitato e che parteciperanno a questa trasmissione con te? Beh, allora guarda, facciamo così, siccome non voglio spoilerare nulla, ti dico solo chi ci sarà nella prima puntata appunto di venerdì 26 gennaio 21.30, ci sarà il collega Gianluca Trentini, grandissimo esperto di ciclismo agonistico, e con lui abbiamo ripercorso tutta la storia del Giro d'Italia qui nell'Alto Piemonte, sulle nostre strade, sulle nostre salite. Gianluca ha scritto anche un libro su questo tema molto interessante e una puntata imperdibile, direi. C'è altro che vuoi raccontare ai nostri telespettatori? No, solo un appello, seguite tutte le puntate, perché se siete appassionati di biciclette oppure lo potete diventare, non perdetevi Bike Trail Café su Vicio Azzurra TV. Ora il basket per raccontarvi la vigilia della Paffoni, che sabato torna in campo sul parquet del Pala Borsani di Castellanza, affronta Legnano. I rossoverdi si presenteranno con una importante novità, l'ala Damir Azic. Eccolo il volto nuovo della Paffoni, Damir Azic. Dopo un lungo viaggio sei arrivato a Omegna. Damir, con quali sensazioni o quali obiettivi? Ciao a tutti, innanzitutto, e sono molto contento di essere qua. Sì, è stato un lungo viaggio, ma non vedo l'ora di cominciare a lavorare con i ragazzi. Ho visto che ieri hanno vinto allo Scadere, una vittoria importante per la squadra, e non vedo l'ora di iniziare. Cosa potrai dare a questa squadra, a questo gruppo? Sicuramente l'obiettivo di dare energia nuova, e mettermi a disposizione della squadra, di coach Ugo, e posso dare fisicità e dinamicità. Che giocatore sei? Un giocatore versatile che mi piace sia giocare fuori dai tre punti che dentro. Un campionato molto equilibrato quello di quest'anno, là davanti tre squadre che sono scappate, poi equilibrio è la parola che regna sovrana. Esatto, campionato molto difficile, lo sappiamo tutti, lungo, trasferte lunghe, trasferte importanti. Si deciderà tutto nelle ultime partite sicuramente, perché sono tante squadre equilibrate, quindi bisogna lottare fino all'ultimo. Un messaggio per i tuoi nuovi tifosi? Non vedo l'ora di vedervi sabato al palazzetto Legnano, ma soprattutto la partita dopo al nostro palazzetto Gravellone. Via allo speed skiing, Valentina Greggio in gara con i materiali preparati da Dallara. Tempo di iniziare la stagione per Valentina Greggio, la regina dello speed skiing, lo sci di velocità, del quale è già ora nella storia di questa specialità, che unisce coraggio ed adrenalina. Arrivano i primi due appuntamenti con quella Coppa del Mondo che la verbanese ha alzato al cielo per 6 volte, insieme a 4 titoli mondiali, tra le categorie S1 ed SHD, senza dimenticare il record di velocità ancora imbattuto a 247,083 km orari. Roba da
Matti. Da venerdì 26 a domenica 28 gennaio, spazio alle prime due prove di Coppa in quel di Var, Alpi francesi, che come al solito, tempo permettendo, assegneranno i primi punti ridati della kermesse, che poi andrà a proseguire a Formigal, in Spagna, dal 26 al 29 febbraio, a Grauroig, Andorra, dal 13 al 15 marzo, ed ancora a Var per i mondiali del 29 marzo, con le discriminanti chiamate neve, vento e meteo, che possono, come spesso successo, alterare il tutto. Almeno sulla carta, e pur con i soliti problemi di allenamento, il pronostico sorride alla verbanese, che non avrà tra le avversarie la temibile svedese Britta Backlund, che spesso l'è finita davanti, ma che ha lasciato l'attività. Le rivali principali dovrebbero essere le due francesi Celia e Clea Martinez, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Greggio, come sempre, non lascia nulla di intentato ed ha potuto testare nuovi materiali nella Galleria del Vento di Dallara, iconico marchio di automobili da corsa, fondato dal leggendario ingegnere Giampaolo Dallara, che ha preparato ed affinato alcuni materiali aerodinamici per la tuta da gara di Valentina, per andare ancora più forte. E per il momento è tutto, il nostro telegiornale termina qui, grazie per averci seguiti e buon proseguimento di serata.